La registrazione audio che state per ascoltare risale al 23 luglio 1986. La giornalista Rita Dalla Chiesa, figlia del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia nel 1982, testimonia in aula nel corso del maxiprocesso di Palermo. Con grande commozione, la donna spiega perché, nel corso del funerale del padre, fece togliere dalla bara una corona di fiori, spedita dalla regione Sicilia. Citando le parole del generale, Rita Dalla Chiesa afferma: "Quando c'è un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandante". Buon ascolto e buon proseguimento su Spazio 70. Lei, suo padre, quando lo vide per l'ultima volta? Lo vidi per l'ultima volta. Ora la data esatta non la ricordo bene, No, poteva non essere il parla. 24 o il 25 agosto, cioè Sì. quando ripartì da Prata per tornare a Roma, perché avevo degli impegni col mio giornale, quindi niente, sono potuta stare a Prata soltanto 3-4 giorni in quell'occasione ed è stata l'ultima volta che ho visto mio padre. Sì, successivamente l'ho sentito per telefono. Sì, certo. Ci sentivamo quasi tutte le sere con papà e l'ultima volta che l'ho sentito è stato la mattina del 3 settembre, che mio padre mi cercò al giornale e io lo richiamai ed era molto preoccupato, cioè sentì che era preoccupato perché aveva avuto, sia lui che Emanuela avevano avuto in prefettura delle telefonate. Inizialmente mio padre mi chiese se conoscevo un certo giornalista che si chiamava Cosentino, Costantino, un nome del genere da Milano, e io andai a consultare l'ordine dei giornalisti, il libro, e non risultava. E poi mi disse che questa persona aveva cercato insistentemente sia lui che Emanuela, e addirittura una volta si era spacciato per un maggiore dei carabinieri. Quando Emanuele ha risposto a casa, ha riattaccato e mi è sembrato di sentirlo abbastanza preoccupato. Ah, Quella è lei, stata anche l'ultima sì. Di volta che ho sentito mio padre. motivi di altre preoccupazioni, oltre aveva fatto riferimento espressamente a questo episodio di questo Costantino, Beh, quella Cosentino. mattina sì, con mio padre quando parlavamo per telefono, devo dire la verità che non parlavamo mai di preoccupazioni precise. È chiaro, io ero abituata a conoscere mio padre come un uomo con noi figli affettuosissimo e quando telefonava si occupava esclusivamente di parlare di noi, di mia figlia, del lavoro, di cose del tutto familiari. È chiaro che in quell'ultimo periodo era molto, molto teso, cioè io capivo che non era la persona che ero abituata a sentire e che ero stata abituata a sentire, non dico tanto, ma fino a un 20 giorni prima, ecco. Perché già a Prata era teso, molto. Altri motivi di preoccupazione, ha avuto modo di Ah, dirgliene? sempre in quel periodo di Prata, quei 3 giorni che Sì, sono che cosa stata le disse? giù. Più che dire qualche cosa, io notai come una febbrile, c'era un continuo contatto telefonico tra Palermo e Roma. E ricordo che una volta mio padre parlò, credo, col ministro Rognoni, anzi sono sicura, e la sua voce era abbastanza alterata mentre parlava al telefono. Credo che gli stesse chiedendo quelle garanzie che gli aveva già chiesto in altre occasioni. Poi il 20 agosto, o il 20, il 20 agosto, credo che ci fu la commemorazione del colonnello russo al Bosco della Ficuzza. E lì mio padre poi rientrò la sera stessa a Prata e io, vedendo il discorso al telegiornale, mi resi conto che era stato un discorso molto importante, molto incisivo. E gli chiesi se per caso non si fosse esposto troppo in quel momento. E lui mi rispose no, assolutamente, perché è quello che devo fare. Ho parlato con Rognoni,
e sembra che finalmente si decidano a venirmi incontro sulle richieste che io ho formulato. E credo che questa tensione, io l'ho vissuta con mio padre in altri momenti a Milano, mentre mio padre combatteva le Brigate Rosse. Io non avevo mai avvertito la tensione che c'era nella nostra famiglia ormai, da quando papà era venuto a Palermo. E lui stesso, la sera che mi disse, sai, mi hanno chiesto se voglio accettare la prefettura di Palermo. Dico, ma perché la prefettura? Cioè io, dopo tanti anni di paure, di angosce, avrei voluto che mio padre, arrivato al grado massimo in cui poteva arrivare, quindi come vicecomandante generale dell'arma, poi aveva Emanuela vicino, insomma avrei preferito che chiudesse, che stesse un po' tranquillo. E lui mi ha detto, dice, tu non ti rendi conto che non è una questione di prefettura, non è una questione di prefettura importante, è una questione di lotta. E io in quel momento ho capito che probabilmente papà, siccome era abituato a combattere in prima linea per tutta la vita, non aveva fatto altro. Il fatto di trovarsi dietro una scrivania al comando generale già lo mortificava e probabilmente lui capiva che aveva invece bisogno di persone che avessero bisogno di lui, e quando questa opportunità gli è stata data e lui è sceso a Palermo ed è sceso, so perché me l'aveva detto, avendo avuto già degli incontri sia con Spadolini che con Rognoni, i quali gli avevano assicurato che avrebbe avuto quei poteri di coordinare tutte le forze di polizia proprio per poter incidere positivamente sul fenomeno mafioso. Certo, mi disse anche un'altra cosa, mi disse, se tu credi che sia soltanto Palermo ti sbagli. Ecco, questo ricordo di me. Tu credi che sia soltanto Palermo? Se tu pensi che sia solo a Palermo la mafia, ti sbagli. Ecco, quindi lui aveva una percezione nettissima che sarebbe venuto a Palermo a combattere, ma non avrebbe dovuto combattere soltanto su Palermo. Domande ce ne sono? Nessun'altra domanda? Può andare, signore. Almeno sì, dica. Sì, numero 82, ma già la linea. L'avvocato Amodio. Sì. Se può chiarire in quali circostanze ha preso la notizia dell'assassinio del padre? Ma dica in quali circostanze? Io l'ho appresa da una persona amica che è caporedattore al TG2. Io ero sola in casa, stavo vedendo un film e questa persona mi ha telefonato proprio per evitare che io potessi vedere in sovrimpressione quello che stava succedendo. E niente, mi disse di uscire subito di casa perché lui e altri miei colleghi giornalisti mi volevano offrire un gelato. E mi è sembrata una cosa assurda. E forse in quel momento io ho sentito proprio come una cosa che mi si strappava dentro, e va bene, sono andata a questo incontro però già sapendo che qualcosa doveva essere successo. E ecco, io l'ho saputo così, e devo, se posso aggiungerlo, che da quel momento è stato come vivere, anche io parlo per me ovviamente, non posso parlare per i miei fratelli, anche se so che anche per loro è stato così, però ho vissuto un momento di grande solitudine quella notte, perché io ero a Roma c'è la sede del comando generale, ci sono tante persone con le quali mio padre era stato in contatto in quel periodo, e non si è fatto vivo nessuno. Cioè io quella notte sono rimasta sola con questi miei amici, miei proprio, che si davano il cambio, che mi venivano a trovare,
Non mi è stata fatta una telefonata per chiedere, esempio, non so, Rita, c'è un aereo approntato per i giornalisti, vuoi partire durante la notte? No, io la mattina mi sono presentata a Fiumicino, mi sono fatta il biglietto, sono scesa giù a Palermo, mi sono fatta venire a prendere da mio cugino e sono arrivata lì completamente sola. Cioè, quella notte io non ho sentito nessuno che mi abbia chiesto hai bisogno di qualche cosa. E questa stessa cosa, questa stessa sensazione così, un po' di solitudine, io l'ho avvertita anche ai funerali di mio padre a Parma, per esempio, quando siamo andati a Parma e poi una macchina dei carabinieri ci ha riaccompagnati, a me, mia sorella e mia nonna, la madre di mio padre, che quell'anno aveva 86 anni, molto anziana, ci ha accompagnati alla stazione di Bologna. E alla stazione di Bologna praticamente siamo stati lasciati lì su una panchina dell'atrio. Io stringevo in mano il berretto e il tricolore in cui era stata avvolta la bara di mio padre. E, ecco, io non dimenticherò più, questo lo posso dire e lo dico perché è stato un momento di profonda solitudine, profondo dolore per tutto quello che poi posso aver capito che papà aveva dovuto soffrire come solitudine prima, ma che si stava verificando anche dopo, tutto sommato. Siamo stati lasciati lì su quella panchina ad aspettare il primo treno che passasse per Roma. E ricordo di un signore, di un viaggiatore che passava, ripassava davanti e poi è chiaro, aveva visto una sciabola, un tricolore, questa signora anziana vestita di nero. Si è fermato e ha detto, dice, se voi lo doveste raccontare non vi crederebbe nessuno, però sappiate che ci sono tanti cittadini oggi italiani che se voi aveste chiesto un passaggio per Roma ve l'avrebbero dato. E invece noi già in quel momento eravamo completamente soli. Ci sono altre domande? Sì? 8-3. Presidente, desidero che sia chiesto alla signora Rita Dalla Chiesa, se sì, signora Garofalo, è vero? Avvocato Garofalo, appunto, parte civile per Rita Dalla Chiesa. Se ha mai conosciuto Termini Pasquale e in caso positivo, se ricorda particolari relativi alla presenza dello stesso presso Villa Paino la notte dell'omicidio in cui è stato assassinato il generale Dalla Chiesa. Risponda, prego. Credo che Termini Pasquale sia il famiglio della prefettura, credo di ricordare. Io l'ho visto qualche giorno dopo quello che è successo, perché con mia sorella e Paolo Setti Carraro siamo stati a Villa Paino per rifare le valigie di papà e di Emanuela. Ecco, è stata quella l'occasione in cui l'ho visto. E ricordo una sensazione di enorme angoscia, perché noi giravamo per queste stanze mettendo a posto gli abiti di papà, i vestiti di Emanuela, i libri, tutte le cose che erano state loro, e il famiglio non smetteva un secondo di seguirci. Se io guardavo nella tasca di un vestito di mio padre, perché è chiaro che in quei momenti cercassimo anche noi qualche cosa, un barlume di quello che potesse essere successo, e lui si avvicinava immediatamente e guardava anche lui quello che noi, ecco, io ricordo questo di e tutto questo poi mi faceva pensare, ma perché proprio con noi che siamo i figli che siamo venuti qui a Villa Paino per riportare a casa quello che era di papà e di Emanuela? E poi mi è venuto in mente che quella notte papà ed Emanuela sono stati coperti con delle lenzuola della prefettura, e questo io non riuscivo a capirlo, perché dicevo, ma come, a noi bene o male che siamo i figli che stiamo rimettendo a posto le loro cose siamo quasi guardati con un minimo di sospetto, e poi ci sono delle persone che in una notte come quella, con tutto quello che era successo, via Carini, immagino che la conosciate tutti, è stretta, doveva essere bloccata, Palermo doveva essere impazzita quella notte, ci sono state persone che sono potute entrare tranquillamente a Villa Paino, prendere delle lenzuola e coprire la macchina di papà Emanuela. Ecco, questa è una cosa che io non
Ancora oggi mi chiedo come sia stata possibile, sia successa. Un'altra domanda, Presidente. Dica. Risulta agli atti che durante l'operazione di apertura della cassaforte fosse presente anche la signora Rita Dalla Chiesa. Desidero sapere, se lei ritiene opportuno porre la domanda, se ricorda qualche particolare o ha da aggiungere qualche cosa rispetto a quello che già è verbalizzato. Ha da aggiungere qualche cosa riguardo l'apertura della cassaforte? No, io posso ripetere appunto che ero presente all'apertura e che nella cassaforte fu ritrovata una scatola vuota. Una scatola verde? Verde, sì, una scatola verde vuota. E io mi meravigliai molto di questa cosa, perché conoscendo Emanuela, che era una ragazza molto precisa, si era sposata da poco, quindi è chiaro che ci tenesse ad avere tutte le proprie cose in ordine, poi in una cassaforte non pensavo che si potesse mettere o lasciare una scatola vuota. Quando questa scatola vuota venne tirata fuori, ecco, io mi meravigliai perché c'era un minimo di reticenza a volerla verbalizzare questa cosa, che era stata trovata la scatola, e ricordo che a questo punto io ho dovuto insistere parecchio. Dico: no, per favore, scrivetelo, perché non era nell'uso e nella mentalità né di papà né di Emanuela fare una cosa del genere. Una scatola vuota in cassaforte mi sembrava una cosa, ecco, ricordo questo. Non ci sono altre domande? Sì. Sì. Un momento, a parte civile. Avvocato Biondi? Sì. 82, ma credo di sì. Grazie Presidente. Accennando ai colloqui avvenuti a Prata con il generale Dalla Chiesa, la signora Rita ha detto che colloquio se sono intervenuti, non lo so. Sì, oltre a quello che lei ha già detto a questa corte, ricorda in relazione a questa telefonata al ministro un commento particolare di suo padre, o aggiunse qualche cosa oltre a quello che lei già ha detto? Io senti, come era uso quando papà parlava per telefono con delle persone, diciamo pure importanti, che non erano di famiglia comunque, io avevo l'abitudine, siccome abbiamo dei figli, nipotini piccoli eccetera, di chiudere la porta perché potesse parlare tranquillamente. Sentì però la voce di papà, che era molto alterata, proprio molto, e quando rientrò poi in sala da pranzo dove stavamo pranzando, io non avevo l'abitudine di fargli delle domande, perché conoscendolo come carattere sapevo che prima doveva smaltire e poi dopo gli avrei potuto chiedere qualche cosa. Invece a questo proposito, se posso aggiungerlo, mi è venuto in mente che papà sempre in quei 3 giorni chiese più volte, ripetutamente, un colloquio con l'onorevole De Mita tramite il senatore Mancino. De Mita era a Nusco, 15 chilometri da dove eravamo noi, era anche lui in vacanza, e papà chiese insistentemente di potergli parlare, senza però ottenere alcun risultato. Ma della telefonata, circa la telefonata, ha fatto un... mi pare che lei già ha detto qualche cosa poco fa, fece un commento favorevole in sostanza. No, il commento favorevole lo fece, no, dopo il Bosco della Ficuzza. Dopo l'incontro con Rognoni al Bosco. E circa la telefonata invece non disse nulla, assolutamente niente. Che io ricordi, no. Che io ricordi, magari ero in cucina a preparare qualcosa, sa, quelle cose che non fa parte della famiglia. Qua forse, sì. Prego. Un'altra domanda. Ho ascoltato prima la signora Dalla Chiesa dire che il papà, nelle telefonate che faceva, chiedeva che gli fossero messi a disposizione mezzi e strumenti in relazione alle esigenze di cui si sentiva titolare, ma non in grado di disporre. E può dire, se ne ha parlato col padre, che cosa in concreto avesse chiesto e quali fossero le delusioni circa le aspettative che, avendole espresse, non gli venivano corrisposte? Ecco, suo padre ebbe a dirle concretamente in che cosa si manifestassero queste richieste, si appuntassero queste richieste? In più mezzi sicuramente, maggiori mezzi, e
Probabilmente si è fatto un gran parlare di questi poteri di cui mio padre aveva chiesto. Forse quello che non è mai stato detto abbastanza è che mio padre chiedeva soprattutto, è vero, i mezzi, è vero, un coordinamento maggiore fra le varie prefetture, fra le forze dell'ordine e tutto, ma soprattutto un sostegno morale da parte dello Stato. Questo mio padre chiedeva, perché mio padre non aveva mai attaccato, anche quando avrebbe potuto farlo. E in quel momento io capivo che lui si sentiva solo lo Stato, mai, proprio perché lo Stato non perdesse di credibilità, mai, in nessun momento. Questo lei l'ha dedotto da quello che le è stato detto da suo padre, o proprio suo padre si è espresso in questi termini? Pressa poco in questi termini. Lui credeva fermamente nello Stato, credeva e aveva una stima enorme in Rognoni, lo stimava molto. Per cui lui, la sua fiducia, cioè lui era convinto che prima o poi l'avrebbero ascoltato. Ma intendo dire, questo aiuto, questo sostegno, lui lo avrebbe ricavato indirettamente dal soddisfacimento delle richieste che egli faceva. Certo, se lo Stato gli fosse andato incontro con le richieste da lui formulate, quello già significava che lo Stato era vicino a mio padre. Quindi le richieste erano di natura obiettiva. Certo. Però avrebbero avuto un significato molto più alto, cioè che trascendeva evidentemente soltanto l'accoglimento della certo. domanda, della richiesta. Ecco, certo. Questo credo che lei intendeva dire. Qui non ci sono altre domande, avvocato Trantina. Antino, 8. Sì. All'atto dei funerali del signor generale della Chiesa, la figliola Rita, assieme al fratello, venne colpita da due fenomeni: l'assenza del berretto di generale sulla bara e una certa corona che campeggiava di fronte alla bara stessa. La signora Rita chiese ed ottenne che fosse allontanata quella corona. E ciò fece perché ricordò di una certa affermazione del padre inerenti a certi usi e costumi. Chiediamo di sapere, se la Corte porrà la domanda, chi aveva inviato la corona e qual era la frase ricordata dai figli che aveva spinto al gesto dell'allontanamento della corona stessa. Vediamo un po' di capirci, io non sono al corrente come avvocato Trantino di questi particolari del funerale, anche perché non sono processuali. Rivelerò la fonte appena. No, non è questo. Dico, se lei mi fa capire la conducenza della domanda, forse. Come, cioè, Presidente? Sempre in relazione a quella famosa solitudine. Perfetto, non sarebbe strano. Vabbè, no, ci racconti che cosa è accaduto. Se questo non le porta troppo, il ricordo di questi giorni dolorosi non le costa molto, non le costa troppo, insomma. No, io ricordo di essere arrivata nella camera ardente della prefettura e di aver visto sulla bara di mio padre la corona della regione siciliana. Ma oltre questa corona non c'era né il berretto né le medaglie, come normalmente avviene quando muore un militare. E allora sì, è vero, io ho fatto togliere questa corona immediatamente. Primo perché mi riusciva insopportabile l'idea che proprio un certo tipo di ambiente politico che aveva isolato mio padre, e queste non sono sensazioni perché le interviste sui giornali anche di altre persone erano uscite, i commenti li avevamo sentiti. Ecco, mi riusciva insopportabile che in quel momento l'unico fiore che fosse sulla bara di mio padre fosse questa corona, anche perché ricordavo quello che papà ci aveva detto più volte, e cioè che quando avviene un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandante,
Ci sono altre domande? Si accomodi, signora. Grazie.